Buongiorno, noi stiamo scendendo a comprare alcune cose. Niente, io ho dormito male, poco disturbata, quindi oggi sto proprio come il tempo. Per fortuna è maltempo perché non potevamo andare a mare. E niente, poi vi faccio vedere se acquisto qualcosa. Amore, stiamo salendo da Mr. Toys per vedere per il regalo ad Emma per il compleanno per lunedì, che gli prendiamo un pensierino qui. Niente, vediamo. Allora, eccomi qua, sono a casa. Sono andata. Praticamente, che è successo? Era scoppiato il palloncino numero 5 che mi serviva per lunedì per festeggiare a casa, che poi non faremo niente di che, però giusto perché è il suo compleanno lunedì. E ho dovuto ricomprare il palloncino e riportarlo alla ragazza che mi aveva chiamato e detto: guarda che è scoppiato, eccetera, eccetera. Quindi bellissimo. Mi ha fatto anche la sagoma di Stitch per il compleanno di Emma, stupenda. È tutto molto bello. Dimmi. Senti, ti volevo dire, ma dove è il frontino che mi sono comprata? Che ti sei comprata? Frontino. Ah, ora lo cerchiamo. Allora, niente, raga, io mo vi faccio della spesa perché ho fatto un po' di spesa e vi faccio di quello che ho comprato. Giro la videocamera. Allora, ho preso per portare la sera del compleanno come aperitivino questo mix di salatini. Poi, però, per fare l'aperitivino invece oggi a pranzo ho preso le crocchette alla romana che sono buonissime. Cotto e mangiato, le ho messe già a fare. Poi le banane che non mancano mai in questa casa. Emma. Poi ho preso queste qua, le cordon bleu, vabbè come si chiamano, le cotolette di pollo, le polpettine già fatte, già vi sento nelle orecchie le polpettine, sì, già fatte, perché mi sfastidia a farla, non so brava a fare queste cose, l'ho pure schiacciato. Poi parmigiano reggiano, i lieviti per fare la pizza stasera, poi ho preso uno di questi, ogni tanto mi piace i snack di noccioline. Poi ho preso le gocce di cioccolato per fare le torte in tazza. Tieni. Prego. Lui sta mangiando le tortiglie. Per pranzo il riso, faremo il riso con il sugo. Riso, sugo e mozzarella. Ho preso anche questo della Mutti, che è buonissimo, tra l'altro. Poi yogurt per Emma per domani mattina. La birra per stasera. Un altro pomodoro per le pizze. Ho preso uno di nuggets che non so quanto costano, in verità dovevo vedere se stavano 1 euro, ma non credo. Nuggets di pollo 1,75, quanti ne sono? 10? Vabbè, che poi 10 circa, ma c'è vuol di 10 circa, cioè o so 10 o no, vabbè. Uno di farina, uno di coca per stasera e una di Philadelphia. Diciamo, raga, abbiamo speso 36,81 euro, non è male calcolando i prezzi che stanno in giro. Sorry, avevo dimenticato alcune cose perché non è finita la spesa. Abbiamo preso anche il detersivo per lavare a terra, che questo lo utilizzo nel robottino, quello che ho io della Yedi, che è buonissimo, me lo straconsiglio, ormai non vivo senza. Poi, sempre alla Todis ho preso, cioè Antonio ha preso, vabbè, io ho preso questa, la Nutella. Se arriva al compleanno, se arriva, altrimenti la mangiamo prima. E poi ecco, vi volevo far vedere questo qua, clou, per ubriacarci, la vodka alla fragola, no, per ubriacarci, per bere, per assaggiarla. Allora ragazzi, ho preso anche questo, il mio battesimo, l'unica cosa è che è brillantinato, non lo so, non mi convince molto, però l'ho preso. Poi ho preso la carta da regalo delle principesse. Ho preso per lunedì la tovaglia rosa da mettere sul tavolo. Poi ho preso. Olè, questa! Quanto è bella! Mo' la devo provare subito dal cinese. E poi ho preso questi qua per addobbare il tavolo. Questo qua mi serve lunedì mattina, che è il compleanno ufficiale di Emma, e a casa gli farò qualche sorpresina. Quindi questo metto qua. E basta, non vi spoilerò altro. Stavo dicendo, ho chiamato il dentista appunto perché vi ricordate che io, non so se ve l'ho detto poco fa, forse no, l'ho raccontato a qualcuno, vabbè, praticamente mi è uscita una afta, si chiama così, pieghetta in bocca. Ho chiamato il dentista e mi ha detto: mandami una foto. Io ho mandato la foto e mo mi ha dato un prodotto. Ecco perché sto tutta gonfia di qua, perché è enorme, praticamente tanta, si è fatta tutta all'interno e si è gonfiato tutto il viso.
quello. Comunque mo mi metto la fascia, stavo dicendo, quindi lunedì faccio a prima mattina una piccola festicciola ad Emma, come ogni anno, come sapete registro sempre vlog, e gli faccio la sorpresina. Gli abbiamo preso due regali, uno io e uno il papà. Il papà gli ha preso la Cray Baby, non vi dico com'è così poi la vedete, e io gli ho preso una LOL e gli abbiamo fatto questi due regali. Ma sei Monello, Brando? Monello! Monello! Monello, Monello, Monello! Allora, proviamo la fascia. Dei cinesi l'ho presa, eh? Un euro dei cinesi e passa la paura. Sobria, come piace a me. Giustamente. Sempre sobria. Vediamo un po'. Questo fa. Se qua pure per il mare sono comode. Bella. Anche se ora i capelli puliti non la posso usare, perché sennò mi rovina tutti i capelli, però è molto bella. Mi piace. Mi piace, molto bella. Allora, raga, scusate, sono sparita, ma mi sta facendo male, quindi riesco a parlare veramente poco. Secondo round con la spesa, e in più è venuta mia sorella e abbiamo fatto la torta di marshmallow. Ora ve la faccio vedere, scusate ma non riesco a parlare. Antonio mi ha comprato anche il prodotto per mettere, che ho chiamato la dentista e mi ha dato il prodotto, quindi adesso mi lavo i denti e metto il prodotto, perché c'ho proprio tutto gonfio e mi fa malissimo. E adesso giro la videocamera e vi faccio vedere la torta, ditemi cosa ne pensate. Allora, eccola qua la torta di marshmallow, ne mancano due, devo fare le altre stampe perché l'abbiamo finita. Questa è la torta, mia sorella ha creato la base con la gomma Eva, tutta brillantinata. E poi insieme abbiamo creato, abbiamo preso le bustine trasparenti, abbiamo infilzato i marshmallow e incollato appunto gli stitch. Che ne dite? A me piace tantissimo, l'adoro. Allora, detto questo, adesso vediamo cosa ha preso, perché abbiamo fatto ancora la spesa, perché mancavano tante cose, tipo i tovaglioli, i pannolini e insomma un po' di cosine che non avevamo preso stamattina alla Todis. Vabbè, ma io lo sapevo che non la dovevo mandare col padre, perché si compra solo schifezzuole. Ecco qua, andiamo un po'. Poi i fruttini per Brando, perché lui è un appassionato di questi fruttini, come li vede fa il pazzo, li adora, e ho detto prendine un po' perché durante il giorno se li beve, capito, e gli piacciono. Che stai combinando? Ha visto il fruttino, guardate, vuoi questo qui? Vuoi questo qui? Sì? Sì? Come si dice? Sì? Tieni? Tieni, tieni, tieni amore. Come si dice? Sì? Prego? Com'è? È buono? Brando? È buono? Gnammi! Gnammi! Ovviamente i cani e l'orario vogliono mangiare. Adesso andiamo anche dai cagnolini. Ora, dicevamo, continuiamo con la spesa. Il caffè, perché l'avevamo praticamente terminato e stavamo in astinenza di caffè, perché noi siamo caffè dipendenti. Purtroppo quando si ha il vizio anche di fumare è ancora peggio, quindi ci sta. Però a parte quello, proprio la dipendenza da caffè, che non tutti hanno, devo dire, ci sono molte persone che non lo bevono, quindi. Allora, continuiamo. La pasta, una di farina, io ho chiesto di prendermi la farina, che l'avevo finita. Poi, le farfalle. Non so perché l'ha presa, forse per fare la pasta con la panna, il latte, i sofficini per Emma, Emma è sofficino dipendente. Ah, vediamo che latte, Benefit, l'immondizia qui, che vergogna, perché stavo buttando le carte della che abbiamo fatto, abbiamo ritagliato gli stitch. Poi la panna e gli spaghetti, e poi vabbè, qua c'è un altro di fruttini. E qui abbiamo preso una ciambellina, perché lunedì appunto devo mettere, non sapevo dove mettere la candela, e la mettiamo qui sulla ciambellina, perché ovviamente non è che possiamo fare 3000 torte, in quanto già abbiamo fatto la sala eccetera eccetera, quindi tante torte. Eccomi qua, abbiamo cenato, i bimbi stanno dormendo, che meraviglia, una cosa più unica che rara, perché non capita mai. Solo che io sono troppo stanca, quindi manco a dire che posso rimanere in piedi a godermi un po' la serata, perché
Non ce la faccio proprio, ho bisogno di andare a dormire. Mi sveglierò sicuramente presto, però vado a dormire. Ho bisogno proprio di distendermi, anche perché non mi sento. Sono le 9:30, quindi va bene così. E niente, raga, quindi ci aggiorniamo domani. Vi mando un bacio, vi auguro una buona notte. E a domani. Non perdetevi il prossimo video. Non ve lo perdete, perché ci stiamo avvicinando al compleanno, quindi tante cosine belle, carine, eccetera, eccetera. Reazioni, Emma riceverà regali, tante cose. Ciao!